Dopo l'esperimento perfettamente riuscito su Guido Montavuti, sul percorso artistico di Guido Montavuti, sembrava giusto continuare su quel filone e quindi mettere in campo un'offerta culturale e artistica che ripercorresse la vita di Giovanni Melarangio, l'artista e l'uomo che in qualche modo ha accompagnato nel XX secolo la comunità culturale teramana. E quindi questa sua personale vuole essere un riconoscimento, un tributo all'attività che ha conosciuto, ma anche una riflessione sulla nostra provincia, sul ruolo che ha avuto in ambito artistico e culturale, senza chiudersi nel provincialismo, ma piuttosto riconoscere quelle che sono state delle eccellenze e quindi mettere in campo una mostra che ha la capacità di saper far dialogare quella che è stata l'opera dell'artista con quelli che sono stati i più importanti autori di quell'epoca, e quindi una riflessione su quello che è stato il panorama e quello che è il portato storico-artistico del nostro territorio. Abbiamo in mente un percorso che faccia conoscere l'artista, faccia conoscere quella che è stata la sua attività, quelle che sono le sue opere, quella che è stata la sua scuola di pensiero, la sua scuola artistica, e quindi evidentemente metteremo in campo una serie di approfondimenti che ci accompagneranno nei 4 mesi di esposizione. Quindi un'innovazione, anche questa, non un evento spot di presentazione, ma piuttosto un percorso che andremo a realizzare lungo 4 mesi e che in qualche modo dà il senso dello sforzo e del lavoro che viene messo in campo. Nella mostra vediamo i confronti con artisti di una dimensione nazionale, cioè dei grandi centri, Roma, Milano, e infatti abbiamo in mostra opere di Guttuso, di Donghi, di Fausto Pirandello, di Arnoldo Ciarrocchi, artisti a lui coevi, che lui guardava e con alcuni dei quali si è interfacciato. Quindi c'è il confronto con la pittura del suo tempo. Dobbiamo ringraziare i collezionisti privati innanzitutto, che custodiscono gelosamente queste opere tramandate ormai da 2 o 3 generazioni, e quindi i prestiti dei collezionisti privati, il prestito della Fondazione Tercas e della Pinacoteca Civica, della Biblioteca Delfico, del Convitto Delfico, quindi messo assieme un patrimonio di documentazione artistica figurativa che appartiene alla storia del Novecento di questa città.